una cosa da nulla, quasi senza valore nell'uso quotidiano. Eppure, se ci soffermassimo a considerare quali e quanti sono i suoi impieghi, apprezzeremmo meglio questo modesto ma preziosissimo frutto dell'ingegnosità umana. Nel 1957 in Italia si è fabbricata carta per 1.058.000 tonnellate. Pensate che per trasportarla tutta in una volta sola occorrerebbe un treno di 105.800 vagoni. E sapete quanta carta in media ha consumato ciascuno di noi nel corso dello stesso anno? 22 kg. Questa è Fabriano, la cittadina marchigiana in provincia di Ancona, rinomata sin dal XIII secolo per la fabbricazione della carta. Conserva intatta negli edifici, nelle strade, nelle fontane, tutta la suggestione di un'epoca che vide fiorire, tra molteplici altre industrie, anche quella cartaria. Da qui partirono i primi magistri cartarum che, fondando cartiere nella penisola e al di là delle Alpi, diffusero in tutta l'Europa l'arte di fabbricare la carta. Uniche eredi della tradizione artigiana fabrianese, le cartiere Miliani si trasformarono in industria verso la fine del 1700 ad opera di Pietro Miliani. Nei quattro stabilimenti di Fabriano Centrale e Succursale, Pioraco e Castel Raimondo, le Miliani occupano circa 1500 persone, distribuite nei vari reparti ed uffici, uomini e donne che pongono nel loro lavoro lo stesso appassionato impegno degli antichi maestri dell'arte. Operai che fra poco vedremo dinanzi ai tini, dove si fabbricano i fogli di carta a mano, o vicino alle macchine continue che vorticosamente producono nastri senza fine. Con silenziosa, attenta e cosciente operosità, sono essi che consentono il rinnovarsi quotidiano del miracolo bianco, la nascita della carta. Seguendo questi operai, entriamo anche noi nello stabilimento centrale, dove ci attende il direttore delle cartiere Miliani, dottor Enrico Tonalini. Ho il piacere di darvi il benvenuto nella visita alle cartiere Miliani. Devo anzitutto farvi osservare che la produzione delle cartiere Miliani di Fabriano è una produzione di qualità. Infatti voi noterete che nelle nostre cartiere esiste ancora la lavorazione a mano, come si effettuava fin dall'inizio della fabbricazione della carta, cioè dal XIII secolo. Negli stabilimenti che voi oggi visiterete, primo lo stabilimento centrale, vedrete delle macchine a forte produzione che producono particolarmente carta da stampa e da scrivere. Nello stabilimento succursale, dove appunto potrete vedere la lavorazione al tino, noterete la lavorazione pure a manomacchina, cioè quella lavorazione particolarmente adatta per la produzione di carte filigranate e carte valori, che sono la specializzazione delle antiche cartiere di Fabriano. Potete pertanto iniziare la visita. Accogliendo l'invito del direttore, iniziamo allora la nostra visita alle cartiere Miliani di Fabriano. Iniziamo dalla centrale, dalla sede centrale dove ora ci troviamo, anzi più precisamente dal reparto stracceria. Vedete molte donne intente al lavoro e precisamente donne che stanno, come in questo caso, aprendo una balla che può contenere o stracci oppure ritagli di confezioni. Questi stracci vengono gettati sul bancone e quindi selezionati attraverso una cernita che consente di separare gli stracci di lino da quelli della canapa o da quelli di cotone. Nell'effettuare la cernita, le operaie tengono anche conto se si tratta di stracci, oltre che della qualità, anche della loro eventuale colorazione, del grado di pulizia e del logoramento delle fibre. Contemporaneamente effettuano anche una tagliatura ed asportano gli eventuali corpi estranei come ganci, spille o bottoni. Ai tavoli di lavoro, gli stracci poggiano su un ripiano di rete metallica attraverso il quale viene aspirata la polvere che si forma. Attorno alle operaie sono disposte tante casse quante sono le qualità di cenci della partita che si sta lavorando. L'operazione di cernita è indispensabile perché, al fine di ottenere una pasta omogenea, gli stracci, secondo la loro qualità, dovranno essere trattati in condizioni differenti.
Dopo la cernita, gli stracci e i ritagli vengono gettati in apposite camerette situate al piano inferiore. Qui resteranno in attesa di essere prelevati per le successive lavorazioni. Tra queste, la più importante è quella della lisciviatura. Da essa dipende essenzialmente la qualità delle paste che si vogliono ottenere. Eccoci al caricamento di un bollitore. Attraverso una botola, un operaio provvede al riempimento di un lisciviatore rotativo che si trova al piano sottostante. In esso, oltre ai cenci, si immette la liscivia precedentemente preparata. Successivamente, riempito per 2/3 d'acqua e chiuso ermeticamente, il bollitore inizia a ruotare. La cottura avviene a vapore diretto, che continua ad essere immesso per un certo tempo, che varia a seconda della qualità dei cenci trattati. Sospesa l'introduzione di vapore, la massa viene lasciata macerare ancora nell'interno del bollitore che continua a ruotare. La lisciviatura è un procedimento chimico che serve a liberare le fibre dalle impurità e a trasformare le sostanze contenute nei cenci colorati in composti facilmente eliminabili. Gli stracci inoltre si rammolliscono in modo da facilitare poi l'operazione di sfilacciatura. Quando è trascorso il tempo necessario perché gli stracci si siano ben macerati, il bollitore viene fermato e scaricato, prima del vapore e poi della liscivia. Da ultimo escono i cenci, che cadono su un suolo a fondo inclinato dove i residui di liscivia si separano dalla massa fumante e morbida. Avviamoci ora alla pila olandese sfilacciatrice. Questa è una vasca ovale piena d'acqua, divisa in due da una lunga tramezza che forma un canale anulare. In uno dei due scomparti si trova un cilindro che ha delle lame d'acciaio. Il suo movimento rotativo fa circolare continuamente lo straccio. Passando ripetutamente, viene sottoposto ad un'azione meccanica che divide i fili del tessuto fino a formare la mezza pasta di straccio, fibre separate fra loro, ma non ancora in maniera sufficiente per la trasformazione in carta. In generale, in questa macchina, prima di procedere alla vera operazione di sfilacciatura, si effettua anche un accurato lavaggio dello straccio. Il lavoro della sfilacciatrice occupa un tempo che può variare dalle 3 alle 8 ore. Per mezzo della lisciviatura e della lavatura si erano già eliminate le maggiori impurità. Sono rimasti però alcuni residui. Per ottenere una pasta più bianca occorre sottoporla ad un processo detto appunto di imbianchimento con cloruro di calcio. Preparate così le mezze paste, si ha a disposizione la materia prima più importante, cioè la parte fibrosa, per la fabbricazione della carta. Per ottenere un prodotto con le qualità desiderate e nello stesso tempo ad un costo conveniente, è indispensabile ora mescolare tra loro mezze paste di caratteristiche diverse. A questa ulteriore fase servono le olandesi raffinatrici, nelle quali si caricano nelle proporzioni stabilite le diverse qualità di materie fibrose diluite con acqua. Queste macchine ottengono anche una riduzione della lunghezza delle fibre, regolabile secondo lo spessore e la qualità della carta che si vuole ottenere. Alla materia fibrosa così lavorata andranno poi aggiunte altre materie prime che servono a formare l'impasto completo,
e cioè, oltre al colore, la colla e la carica. La colla servirà a dare alla carta maggiore resistenza ed impermeabilità, la carica invece una superficie più liscia e più uniforme. Lasciamo adesso le macchine più moderne per fare un tuffo indietro nel tempo. Siamo nel reparto pile a maglio. Macchine rudimentali usate sin dal XIII secolo per pestare gli stracci di lino e canapa fino al loro spappolamento. Hanno la stessa funzione delle olandesi sfilacciatrici che abbiamo già visto ed ancora oggi vengono usate per la fabbricazione di un tipo di carta chiamata appunto 300. Qui la trasformazione in pasta degli stracci avviene per mezzo di pesanti clave di legno che, azionate da ruote idrauliche, battono per ore ed ore il materiale fibroso. Dopo 8 ore di lavorazione, lo straccio si è ormai trasformato in pasta. Pasta che ha raggiunto il reparto Tini. Accanto a noi il direttore dello stabilimento succursale delle cartiere Emiliani, dottor Lorenzetti, che adesso ci illustrerà appunto la lavorazione in questo particolare reparto. Come vedi, in questo reparto sono in funzione 3 tini e con 3 tipi di carta diversi. In questo tino che abbiamo qui vicino si sta fabbricando la carta con la pasta che lei ha visto lavorare alle pile a maglio. Esattamente il tipo di carta che cerchiamo di riprodurre, uguale a quello che si fabbricava nel XIII secolo. La forma o il telaio, è vero, è un vergato molto rado e la fibra è di tutta canapa, quella stessa che lei ha visto lavorare. L'operaio che forma praticamente il foglio si chiama lavorente. L'operaio, viceversa, che prende questa forma e pone il foglio sul feltro si chiama ponitore. Il terzo operaio che aiuta nella sua lavorazione il ponitore si chiama tenitore. La squadra, quindi, che lavora un tino è di 3 persone. Ed ha un cambio di altre 3 persone, perché, come lei vede, gli operai lavorano o in canottiera o in maglietta, il lavoro è un po' faticoso e quindi praticamente lavorano un'ora e un'ora hanno di riposo per espletare le altre mansioni inerenti alla rifinitura, diciamo, del foglio. Passiamo adesso all'altro tino qua vicino. Allora, direttore, qual è la diversità sostanziale fra il tino che abbiamo appena lasciato e questo qui? In questo tino si sta lavorando della carta filigranata molto delicata che a noi serve per studio e per reclame. La difficoltà che lei vede è che qua si lavora della pasta raffinatissima, perché la filigrana naturalmente deve riprodurre esattamente il disegno fatto dall'incisore. La produzione di questa carta è molto limitata, si arriva a 60 fogli l'ora, quindi un foglio ogni minuto, mentre nella fabbricazione che lei ha visto precedentemente si facevano 300 fogli l'ora. Naturalmente la difficoltà che incontra il lavorente è di ottenere tutto, per tutto il foglio, lo stesso spessore. Quindi soltanto con l'esperienza naturalmente si acquista... Ma io credo che il lavorente ha una sensibilità tutta sua particolare per queste fabbricazioni della carta a mano. Se permette, allora, direttore, io vorrei rivolgere qualche domanda anche al lavorente. Prego, faccia pure.
Può interrompere un momento il suo lavoro, per cortesia? Vorrei sapere da lei da quanto tempo lavora in cartiera. 20 anni. Quindi è entrato giovanissimo. 16 anni. Infatti io in questo reparto avevo uno zio. Sì, quando venni assunto in cartiera chiesi di venire a lavorare in questo reparto. Senta, il direttore poc'anzi ha parlato di una particolare difficoltà nella lavorazione ai tini. Secondo lei, qual è la maggiore difficoltà che incontrano i lavorenti? Infatti le difficoltà maggiori che noi lavorenti incontriamo nella lavorazione della carta a mani praticamente sarebbero due. Una, quella di poter distribuire equamente la pasta su tutta la superficie del foglio, perché come lei vede in questa filigrana preparata al reparto filigranisti ha dei sfondi molto profondi, per cui bisogna stare attento che la pasta sia copra attentamente tutti questi sfondi. Questa è la prima difficoltà. La prima difficoltà. La seconda difficoltà è quella del peso. Come lei sa, ogni foglio ha un suo peso. E lei come fa a stabilire esattamente il peso, lo spessore del foglio? Io per stabilire esattamente il peso del foglio cerco che la parte più alta di questo foglio sia coperta dalla pasta. Ah, cioè la parte più alta della filigrana rimanga perfettamente coperta, sì, dalla fibra? Sì. Lasciamo per un attimo il nostro lavorente ed andiamo a vedere come si preparano i telai nell'apposito reparto. Buongiorno. Buongiorno. Per cortesia, mi puoi illustrare il lavoro che sto facendo? Vede, sto incidendo in una lastra di cera l'effigie di Michelangelo. E scavando con questo pulino in profondità si ottiene il chiaro, perché la cera si assottiglia e quindi passa più luce, e le parti di rilievo si lasciano più alte. Quindi è un lavoro piuttosto delicato, piuttosto anche di pazienza. Sì, è un lavoro di molta pazienza, perché se uno scava più del necessario e bisogna rifare tutto da capo, perché non è come la creta che si leva e si mette, e qui bisogna andare a colpo sicuro. E quanto tempo impiega più o meno per fare un lavoro come questo? Per fare un lavoro come questo all'incirca un mese. Grazie. Prego. Quando l'incisore ha terminato il suo lavoro, dalla cera si ottengono uno stampo ed un controstampo che recano, fedelmente riprodotta, l'immagine eseguita dall'artista. Ponendo e pressando tra i due stampi una tela metallica, si determinano sulla sua superficie quelle rientranze e quelle sporgenze che obbligheranno poi la pasta a distribuirsi in strati più o meno alti. Il foglio di carta così ottenuto avrà anch'esso uno spessore diverso e, guardato in trasparenza, risulterà più chiaro dove la pasta è più sottile e più oscuro dove lo spessore è maggiore. Abbiamo visto al reparto filigrane la preparazione delle forme, ovvero sia dei telai. Siamo ora ritornati al reparto tini, dove i nostri operai, cioè il lavorente, il ponitore ed il tenitore, procedono nella lavorazione. A questo punto, direttore, che cosa succede? Quando la pila ha raggiunto un certo numero di feltri, viene portata sotto una pressa idraulica e pressata fino a 250-300 atmosfere, in modo che il foglio perde l'acqua e può essere idoneo ad essere staccato dal feltro. Eliminata così la maggior parte dell'acqua, i fogli acquistano quel minimo di consistenza che consente di staccarli dai feltri. Osservati in trasparenza, rivelano che il miracolo bianco si è compiuto. Il disegno è ora imprigionato tra le fibre del foglio. Eccoci ora dinanzi al terzo tino, che come vedete è di dimensioni notevoli, più grande dei precedenti. Intorno a questo tino lavorano più operai, perché si tratta, adesso ce lo dirà il direttore, di una lavorazione particolare. Sì, effettivamente in questo tino si sta lavorando una calta molto grande per mappe catastali, e data la sua grandezza e soprattutto il peso della forma, è vero, il lavoro viene eseguito da due operai lavorenti e due operai ponitori. I lavorenti devono eseguire il loro lavoro con perfetto sincronismo, perché debbono far sì che il foglio abbia lo stesso spessore in tutte le sue
tutta la sua superficie, data la delicatezza della carta. Anche i ponitori debbono mettere la loro massima attenzione. Caratteristica di questa fabbricazione è il sistema di sollevamento della forma eseguito da un operaio attraverso una corda e una carrucola. Operaio che sincronizza anche lui i suoi movimenti a quelli dei due lavoranti. La produzione della carta qui è molto limitata. Arriviamo a farne 45 fogli l'ora. Quasi tutte le carte del Tino, dopo l'asciugamento, subiscono la collatura alla gelatina animale e dopo vengono di nuovo asciugate. A che cosa serve la collatura con gelatina animale? La collatura della gelatina animale serve, oltre che per rendere la carta impermeabile, anche per dare una maggiore consistenza e resistenza alla carta. Grazie, direttore. Proseguendo nella nostra visita alle cartiere, siamo giunti ora alla sala dove è installata una delle 5 macchine in tondo che servono alla lavorazione della carta con il procedimento cosiddetto di mano macchina. Accanto a noi il direttore tecnico delle cartiere, dottor Gori. Lei ha visto già al piano superiore le olandesi raffinatrici e servono per la preparazione dell'impasto. Gli olandesi hanno scarico intermittente, alimentano delle tine verticali che a loro volta devono alimentare in continuità la cassa di fabbricazione. Prima di passare alla cassa di fabbricazione, la pasta dalla tina di alimentazione passa in un complesso di epurazione, un sabbiere, un epuratore rotativo, per arrivare poi in continuità alla cassa, vera cassa di fabbricazione. Che è questa dinanzi alla quale noi ci troviamo. Esattamente. La cassa di fabbricazione, come lei vede, è costituita da un tamburo immerso nella cassa stessa. Il tamburo è rivestito da una tela metallica, filigranata generalmente, preparata nel nostro reparto filigranisti. È isolato completamente il tamburo dalla cassa da fasce impermeabili, che non permettono assolutamente il passaggio della massa filtrante, lasciando la massa solida, cioè la fibra, alla superficie. Quindi l'acqua può passare attraverso le maglie della rete per differenza di livello fra l'esterno e l'interno del tamburo. Lo spessore del foglio è determinato dalla velocità del tamburo e dalla densità del mezzo. Insomma, possiamo ben dire che il foglio di carta nasce proprio in questo punto della macchina. Esattamente. Il foglio, sopportato dal feltro, sì, è molto imbevuto d'acqua, ha necessità di essere disidratato. A questo provvedono prima delle presse, tre presse in generale, due cilindri, il superiore rivestito in granito, l'inferiore rivestito in gomma. Una coppa al di sotto dei due cilindri raccoglie l'acqua che viene abbandonata dalla carta. Come lei vede, la carta però viene sempre sopportata da un feltro, in modo che non avvengano deformazioni, specialmente agli effetti della filigrana. All'uscita della terza pressa, detta anche pressa montante, le due precedenti si chiamano presse piano, il foglio ha sufficiente consistenza per poter entrare liberamente nella batteria essiccante. Batteria essiccante costituita da cilindri dove circola vapore sotto pressione, è quello che noi potremmo definire il ferro da stiro. La temperatura di asciugamento varia da un minimo iniziale ad un massimo a 2/3 della batteria essiccante per scendere ancora, per portare dei dati e per dare delle cifre, direi 40 gradi il primo cilindro, 100 gradi ai 2/3 della batteria, 60 gradi all'uscita. E qui siamo arrivati praticamente alla fine della macchina. Il foglio esce dalla macchina perfettamente piano e perfettamente essiccato, per poi abbobinarsi sulla bobinatrice di macchina. Come vede, trattasi di una carta a fondo interamente filigranato. La filigrana è quanto di meglio si possa dare alla carta come garanzia contro le falsificazioni. Le macchine in tondo producono in generale
tipi classici di carte da disegno, come lei ha visto anche fabbricare a mano, carte per valori come assegni, banconote, eccetera. Naturalmente tutti i tipi di carte che noi fabbrichiamo, sia altino, sia macchina in tondo e sia macchina piana, vengono sottoposti a un collaudo da parte del laboratorio centrale del stabilimento, il quale ha diversi settori, diversi reparti. Un reparto, laboratorio chimico, dove noi analizziamo tutte le materie prime che entrano in fabbricazione. Al laboratorio chimico è annesso un laboratorio di analisi microscopica. Il microscopio è un apparecchio che serve per individuare la percentuale, la composizione dell'impasto che costituisce un tipo di carta, sia da un punto di vista qualitativo, sia anche da un punto di vista quantitativo. Oltre al laboratorio chimico, noi abbiamo un laboratorio sperimentale, dove noi abbiamo gli stessi apparecchi che lei ha potuto esaminare in cartiere, come un bollitore, un disintegratore di fibre o sfilocciatore e un olandese raffinatrice, oltre ad altri apparecchi che servono per la formazione del foglio, eccetera. L'ultimo settore del laboratorio è quello che riguarda le prove fisiche sulla carta, sui tipi di carta. Noi facciamo queste prove costantemente, cioè ogni tipo di carta viene sottoposto a questo collaudo che è molto rigoroso. I valori normali che vengono richiesti dalla clientela sono la resistenza della carta alla doppia flessione, cioè alla piegatura. A questo provvede un apparecchio che viene chiamato sgualcimetro, sono di adozione internazionale. Lo sgualcimetro è un apparecchio che determina il numero di doppie flessioni che una striscia di carta di determinate dimensioni fa prima di rompersi. La striscia di carta è sottoposta alla trazione di un chilogrammo. L'altro apparecchio è il dinamometro e serve per determinare, sempre su una striscia di carta di determinate dimensioni, il carico necessario, il peso necessario perché la striscia si rompa. Allora, dottor Gori, noi abbiamo concluso questa nostra visita a questo reparto. Sì, lei ha visitato la cartiera succursale, il reparto carte a mano, ha visitato anche una macchina per fabbricazione a macchina in tondo e adesso visiterà la cartiera centrale, una moderna macchina piana. Grazie, dottor Gori. Prego. Eccoci dunque nella grande sala delle macchine continue, capaci di produrre ciascuna 400 quintali di carta nelle 24 ore. Salvo le interruzioni per il cambiamento di formato, tipo e colore, la macchina continua è in grado di fornire un nastro di carta largo sino a 3 metri e di lunghezza teoricamente infinita. Ha una velocità di 170 metri al minuto. Questa è la tavola di fabbricazione. Il suo organo principale è la tela, che ha una superficie perfettamente piana. Su di essa, diluita e purificata, viene versata la pasta. Il moto della tela ed uno scotimento trasversale obbligano le fibre a disporsi irregolarmente intrecciandosi. Esse, cioè, si feltrano. Dopo aver subito una perdita d'acqua per mezzo delle casse aspiranti disposte sotto la tela, il foglio in formazione incontra un rullo chiamato ballerino, che esercitando una leggera pressione assesta le fibre e può imprimere volendo la filigrana. Quando il foglio ormai formato si stacca dalla tela, viene raccolto da un feltro e introdotto nelle presse umide per una successiva disidratazione. Per governare una di queste enormi macchine, fornite di comando elettronico, bastano solo 5 operai per ogni turno, oltre ad un assistente di fabbricazione. Sino a questo punto della macchina si è potuta estrarre solo la metà circa dell'acqua contenuta nella carta.
Ora si dovrà ricorrere perciò ad una batteria di cilindri essiccatori riscaldati a vapore. Per regolare il grado di levigatura della carta, il nastro passa infine attraverso una liscia di macchina, composta da una serie di cilindri sovrapposti di acciaio speciale. Quindi si avvolge in bobina. Il passaggio da una bobina all'altra, poiché la macchina non deve subire arresti, avviene automaticamente. Per alcuni usi, ad esempio per la stampa dei giornali, la carta può essere adoperata così come esce dalla macchina continua. Per altri, invece, occorre procedere ad alcune rifiniture, come la lucidatura o la satina. Questa, invece, è la taglierina rotativa, modernissima macchina che riduce simultaneamente in più formati i nastri di carta prodotti dalle macchine continue. Siamo ora nel reparto dove si completa l'allestimento con la scelta e la contatura dei fogli. Queste operazioni vengono eseguite da operaie allenate e velocissime, che fanno passare i fogli uno ad uno, osservandoli con occhio esperto. Buonasera, signore. Buonasera. Posso farle qualche domanda? Sì. Vorrei sapere che cosa consiste il suo lavoro. Sto scegliendo della carta. Vuol dire togliere il foglio rotto con le pieghe e diversità di peso. Cioè, no, non ho ben compreso. Il foglio rotto o con le pieghe viene scartato? Viene scartato. E poi deve anche controllare il peso? Il peso, sì, viene anche quello scartato lo stesso. Se è leggero si mette nello scarto. E come fa lei a stabilire se è più o meno leggero il peso? Oramai è tanto tempo che facciamo questo lavoro, abbiamo coltato delle mani, sentiamo la grammatura della carta. Per pratica, diciamo. Per pratica, sì. E senta, in una giornata quanti fogli può controllare? Da 30 a 50 risme di carta al giorno, di questo tipo. Cioè ogni risma sono quanti 500 fogli? 500 fogli. Quindi diciamo 15.000? 15.000 o 25.000 fogli al giorno. O 25.000 fogli al giorno. E da molto tempo che fa questo lavoro, signore? Sono 23 anni che sto in cartiera, sono 3 anni che sto qui alla scelta. In questo reparto, quindi? Sì, in questo reparto. Ed è un lavoro molto faticoso? Dipende dalla carta se c'è molto scarto e se no è presa a poco come quelle delle contatrici. Ho capito. Grazie, signore. Prego. Scusi signorina, lei è una contatrice? Sì, io sono contatrice. In questo momento sto contando della carta del Brasile che viene fatta delle banconote. Cioè dei fogli di carta che in Brasile saranno stampate per banconote. E quanti fogli di carta riesce a contare in un giorno? In un giorno riesco a contare circa 80.000 fogli di carta. Scusi, mi tolga una curiosità. Ha mai pensato o ha mai fatto il calcolo per stabilire quanti fogli riesce a contare in un anno? Oddio, in un anno conto circa 24 milioni di fogli. E da quanti anni lavora qui? 10 anni. Grazie, signorina. Prego. La nostra visita alle cartiere Emiliani di Fabriano si conclude qui. Anche se rapida, ci auguriamo sia stata esauriente, almeno per la parte che vi abbiamo mostrata. Nel prendere congedo da coloro che ci hanno cortesemente accompagnati nella visita, vogliamo ringraziare anche gli operai che ci hanno parlato del loro lavoro
consapevoli di essere i legittimi eredi degli antichi maestri cartai fabrianesi. Carta fatta a mano. Dall'età elettronica siamo saltati in pieno medioevo. Arretratezza? Mancanza di progresso? È l'ultima parola della raffinatezza disporre di carta fatta a mano. Come Gabriele D'Annunzio scriveva esclusivamente su carta a mano di Fabriano, così ancora oggi non sono pochi quelli che si compiacciono di utilizzare questa carta. Anche se costa un occhio della testa, è ricercatissima dalle grandi imprese industriali e commerciali nordamericane, inglesi, svedesi, per il prestigio che conferisce alla corrispondenza. Benché le cartiere di Fabriano dispongano di modernissimi impianti meccanizzati, continuano a sfornare risme e risme di questa carta identica a quella che usava Leonardo. Fabriano è sinonimo di carta da oltre 700 anni. E nonostante il progresso delle cartiere di tutto il mondo, conserva ancora le sue specialità inimitabili. Ci mise 1000 anni la carta per arrivare dalla Cina, dove era stata inventata, a Fabriano. Ma da Fabriano, piccola città delle Marche, si diffuse rapidissima per tutta l'Europa. Perché divennero famosi i maestri cartai di Fabriano? Furono essi a inventare la collatura con gelatina animale invece che con la colla di farina usata dagli arabi. Per primi hanno meccanizzato la macinazione della pasta. Questa macchina, per esempio, è in moto dal 1300, anche se, quando manca l'acqua, è mossa da un motore elettrico. È dai tempi di Dante che questi pestelli spappolano stracci e forse è l'unica macchina al mondo che lavori da tanti secoli. Ma l'invenzione che rese celebre Fabriano è stata quella della filigrana, il disegno che appare per trasparenza su certi tipi di carta pregiata, come i biglietti di banca, per esempio. La filigrana si ottiene con un lungo lavoro di precisione e di pazienza. La prima operazione è quella di riprodurre il disegno prescelto su una lastra di cera, ottenendo i chiaroscuri dai diversi spessori della cera. Si tratta quindi, più che di dipingere, di scolpire con un bulino un bassorilievo micrometrico, scavando molto per ottenere i bianchi, lasciando il massimo spessore per i neri e asportando più o meno cera in proporzione ai grigi più o meno intensi. Queste morbidissime sfumature, perciò, sono date dalla maggiore o minore trasparenza della cera, con lo stesso effetto che si avrà sulla carta. Dal bassorilievo in cera si ricava elettricamente un bassorilievo in rame. Essendo questo più robusto della cera, lo si può comprimere contro una finissima rete metallica, in modo che vi lasci l'impronta del rilievo. Quando sulla reticella verrà versata la pasta di carta, l'acqua scorrerà via attraverso le maglie e la pasta si depositerà più o meno spessa a seconda del rilievo. Una volta che la carta è asciutta, queste differenze di spessore diventano impercettibili ad occhio nudo, ma per trasparenza riproducono fedelmente il disegno originale con tutte le sue sfumature. Ci siamo soffermati su questo complesso procedimento per dimostrare quanto risulti difficile falsificare una filigrana. Lo scopo della filigrana, infatti, non è solo quello di decorare artisticamente una banconota, ma di renderne quasi impossibile la contraffazione. In questo campo, le cartiere fabrianesi hanno raggiunto una perfezione e un'inventiva sorprendenti. Innumerevoli sono i metodi, spesso segreti, che servono a identificare le banconote false. Sentiamo da un esperto alcuni dei sistemi di sicurezza. Uno degli elementi di sicurezza per carte valori o comunque avvalorabili sono le filigrane. Oltre alle filigrane ci sono anche altri elementi di sicurezza che possono dare una garanzia alle carte.
questo tipo di carta qua, che noi denominiamo triplo effetto. Infatti questa carta è fatta di 3 strati di carta, una centrale e l'altra 2 superficiali. E questo perché? Perché essendo molto sottile la superficie, le 2 superfici del foglio che sono colorate, a eventuali abrasioni o aggressivi chimici scoprirebbero immediatamente il colore di fondo della carta e denuncerebbero la manomissione della carta. Questa è una carta particolarmente idonea per assegni circolari, per titoli e per carte in genere da avvalorare. Inoltre abbiamo dei tipi di carta similari a quelli che vengono prodotti praticamente per le banconote inglesi, cioè quelle con il filo, famoso filo metallico, che può essere un filo metallico come nel caso particolare, oppure un filo di plastica come in questo altro tipo di carta. Questa è una carta che apparentemente potrebbe non avere niente di particolare. Invece questa carta ha delle fibre incorporate che si rendono luminescenti all'azione della lampada di Wood, cioè ai raggi ultravioletti. Poi queste altre carte invece hanno degli elementi di sicurezza che sono costituiti soprattutto da fibre sparse nel corpo della carta, fibre o coriandolini multicolori come nel caso di questa carta. Tutti questi coriandolini colorati praticamente che costituiscono un fondo di sicurezza nella carta. Poi ci sono altre carte che sono sensibili naturalmente a qualsiasi aggressivo di carattere chimico, come agli acidi, alle basi, al cloro, alla scolorina, eccetera. Cioè hanno una reazione precisa a questi aggressivi chimici, cioè cambia di colore, il che naturalmente denota l'eventuale manomissione dell'assegno, la cancellatura, la correzione, eccetera, tutte cose che non sono consentite praticamente. E questo è quanto può riguardare i vari sistemi di sicurezza che possono essere introdotti e adottati per le carte di particolare pregio. Accanto alle vecchie, gloriose fabbriche dai tetti di tegole, dove è nata la carta per tutta la civiltà europea, oggi si allineano stabilimenti modernissimi che permettono di moltiplicare per 100, per 1000 la produzione, pur conservando i pregi e la qualità che hanno fatto la fama di Fabriano. Nonostante le macchine, qui c'è sempre qualcosa di fatto a mano, abilmente, pazientemente. È la mano che lascia un segno di antica nobiltà sui prodotti più umili. Anche le filigrane larghe e lunghe come autostrade mantengono la loro perfezione di miniature. Fabriano può fare la carta uguale a quella di qualunque cartiera moderna. Ma quante cartiere moderne possono imitare le pagine bianche della vecchia, piccola, medioevale Fabriano? D'albero, stracci e germogli di bambù. Ma il principio fondamentale del processo di fabbricazione è quello stesso giunto fino a noi. Dalla città di Lei Yang, la carta cominciò il suo cammino verso ovest, lasciando tracce notevoli a Samarkand, poi a Baghdad. Seguendo l'espansione araba, l'uso e le tecniche di fabbricazione si diffusero nel Nord Africa, da dove giunsero in Spagna e in Sicilia. Il più antico documento cartaceo esistente in Italia si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo. È scritto in greco e in arabo ed è del 1109. Dalla Sicilia l'arte della fabbricazione della carta si diffuse nella penisola. E in particolare a Fabriano, dove l'artigianato ebbe la capacità di espandersi più e meglio che in altre località. La prospera diffusione dell'industria in questa città si rileva, oltre che dalla documentazione scritta, anche da un'antica chiesa dedicata dalla Corporazione dei Cartai al loro patrono. Alla Corporazione o Universitas erano obbligatoriamente iscritti tutti coloro che in qualità di mastri attendevano alla fabbricazione della carta e al suo commercio. È accertato che verso la fine del 1200 l'industria cartaria era già molto fiorente a Fabriano e che qui erano stati introdotti perfezionamenti radicali che avevano permesso l'evoluzione del prodotto dalla qualità grossolana del tipo arabo a un tipo già molto pregevole. Nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua, l'acqua è un elemento indispensabile per la fabbricazione della carta,
sorsero numerosissime nel corso dei secoli le costruzioni che accoglievano le aziende artigiane. Ancora qualche decennio fa, la materia utilizzata in Europa era costituita esclusivamente dagli stracci, di cui si selezionavano quelli di lino, canapa e cotone. Lavati in acqua corrente, essi erano poi lasciati a fermentare con l'aggiunta di calce e di cenere. Si sottoponevano quindi gli stracci a una prolungata azione meccanica, prodotta in un primo tempo dalla forza delle braccia. Successivamente furono introdotte macchine costituite da una serie di maglie ad azione idraulica, che sottoponevano la pasta contenuta in tine o pile ad una battitura che provocava la separazione delle fibre vegetali di cui gli stracci erano composti. Questa antica batteria esistente a Fabriano è, come si vede, tuttora in grado di funzionare. Il fondo della pila aveva un rinforzo di bronzo che evitava il logorio della pietra, e così la testata dei magli, che era munita di quadrelle dello stesso metallo a protezione dalla facile consunzione del legno. Altri artigiani approntavano uno strumento fondamentale per la produzione del foglio di carta, il telaio. Un rettangolo di legno rinforzato sul rovescio da barre, colonnelli, sul quale sono allineati dei fili di ottone, vergelle, uniti a intervalli regolari da altri fili più sottili, catenelle. La forma è completata dal cascio, una cornice mobile che permette di trattenere sul fondo una certa quantità di sospensione acquosa finché non si è compiuto il drenaggio dell'acqua. Il procedimento tuttora in uso per la lavorazione della carta a mano dura sostanzialmente identico da secoli. Il prenditore preleva l'impasto col telaio, al quale imprime un movimento preciso, che mentre l'acqua ricade nella tina, assesta le fibre in modo che si dispongano, omogeneamente e con spessore uniforme, sul fondo del telaio. Stacca quindi il cascio dal telaio, che viene preso dal ponitore, il quale, aiutato da un garzone, rovescia su un feltro il sottile strato di pasta. Il lavorante fissa il cascio a un secondo telaio e ricomincia il ciclo. La fila di fogli alternati a feltri che si forma, detta posta, è portata sotto una pressa perché sia spremuta gran parte dell'acqua. L'operazione successiva compiuta dai levatori consiste nel disfare la posta, mettendo da una parte i feltri e dall'altra i fogli, che dopo la spremitura hanno acquistato consistenza tale da renderli maneggevoli. La carta quindi è fatta scorrere prima sulla superficie di un cilindro essiccatore riscaldato a vapore, dove si compie la disidratazione. E diretta poi in una vasca contenente colla di gelatina, che occludendo i fori riduce l'assorbenza del foglio. La collatura con gelatina fu un'invenzione dei cartai italiani. Dopo questa operazione la carta è immessa in un ambiente riscaldato perché si liberi da ogni residuo di umidità. In passato, alle operazioni di cui abbiamo visto lo svolgimento, prenditura e ponitura, formazione della posta, collatura e asciugatura, seguiva la lisciatura compiuta in un primo tempo con un martello di ferro e ai primi del Settecento con la calandratura, cioè facendo passare i fogli fra due cilindri. Normalmente l'impressione delle vergelle sul foglio caratterizza la carta a mano. Durante il processo di formazione viene anche impressa la filigrana, che come la collatura con gelatina fu inventata in Italia. Il più antico foglio filigranato pervenutoci è del 1282. La filigrana, chiamata allora marca, probabilmente perché originata dall'esigenza di distinguere i fogli prodotti dalle varie cartiere, ebbe ampia diffusione, permettendoci oggi di datare le carte e di conoscerne la provenienza.
Il procedimento consiste nel modellare un sottile filo di rame nella forma voluta. In questo caso la sagoma di una scure. Cucendolo poi sul fondo del telaio. Il rilievo del filo causa il deposito di uno strato più sottile di fibre e questa differenza di spessore determina sul foglio una trasparenza ben visibile. Procedimenti più sofisticati permettono oggi la realizzazione di filigrane a chiaroscuro. Dall'originale cesellato su cera si ricavano due stampi di bronzo, uno positivo a rilievo, l'altro negativo in incavo. Collocata una rete di rame dalla trama sottile fra i due stampi, questi vengono fatti combaciare e sottoposti a pressione in modo che sulla rete si imprima in rilievo il modello originale, che vediamo riprodotto in filigrana insieme ad altre realizzazioni di notevole livello e alla nota filigrana della carta moneta. Col passaggio alle macchine, nella fabbricazione della carta, i disegni della filigrana furono eseguiti su rulli di rete metallica, ballerini, che gravando col proprio peso sul foglio in formazione, vi lasciavano l'impronta. Sono Domenico Giraldi e sono il sindaco di Fabriano. Il fenomeno della disoccupazione attraverso questo sviluppo industriale di Fabriano e attraverso tutte le industrie indotte che sono nate con lo sviluppo delle industrie Merloni a Fabriano si è molto alleggerito. Direi che abbiamo avuto un ritorno addirittura di gente che era emigrata e soprattutto direi che si è eliminata quella che è la disoccupazione operaia, mentre viviamo anche a Fabriano purtroppo il problema della disoccupazione, diciamo così, intellettuale. Se noi andiamo a guardare le liste della 285 vediamo che abbiamo tutti i giovani in cerca di prima occupazione con titolo di diploma di studio, addirittura di laurea. Anche qui si sta cercando di fare qualcosa, ma credo che il problema però non sia risolvibile soltanto con l'impegno del comune o delle industrie locali, ma presuppone però interventi più drastici da parte anche del governo nazionale. Sono Sandro Farroni, il direttore dello stabilimento Fabriano delle Cartiere Emiliane. Nell'ambito dello stabilimento la struttura tecnica è fondata su periti cartai diplomati nella scuola fabrianese. Ci sono comunque anche circa 80 diplomati di scuola media superiore, di cui una operaia donna laureata. In Fabriano si può dire che la prima pietra miliare dello sviluppo industriale fin dal 300 è stata sempre fondata sulla carta. Accanto alle attività industriali sopravvivono forme tradizionali di artigianato. Si mandava il tornetto a mano, i forni andavano a legna che era la fatica più grossa per mandare il fuoco. Si andava con una vanghetta a scavare la terra, bisognava capparla come si capa, non so, le ciliegie in un canestro, quelle più buone. Eravamo 12 fornaci allora, adesso siamo ridotti a poco uno, perché non rendeva troppo. Io mi chiamo Giorgioni Romeo, artigiano, vivo a Forci. Prendi una conga, se una la butta per terra, basta 200 anni. Non è un paio di scarpe che dopo 3-4 mesi spendi 30-40 mila lire e bisogna rifarle di nuovo, perché prima eravamo 30, 40, 50 qui a Forci, ogni porta era una bottega e adesso siamo rimasti in 3-4. Quindi la roba del rame non rende perché non c'è tanto smercio. Durerò anche in altri 2-3 anni e poi dopo non ne posso più. Ma c'è anche un artigianato moderno che lavora su scala quasi industriale. Mi chiamo Cinciarini Ubaldo, ho questo studio dal 1962.
qui a Pesaro. A differenza di alcuni ramai sopravvissuti all'interno della regione, credo di poter andare avanti col mio lavoro agganciandomi allo sviluppo della regione, pur rimanendo sempre logicamente artigiano. Lo smercio di questi oggetti da noi creati avviene tramite le nostre esposizioni lungo la costa, estive logicamente. L'altro mercato, quello più grande, esiste già ed abbiamo diversi clienti sia in Giappone che nei paesi arabi.